I dati prodotti da NICER, Neutron Star Interior Composition Explorer della NASA, un telescopio a raggi X installato sulla Stazione Spaziale Internazionale, sembrano aver rilevato interessanti novità sulla struttura del nucleo delle misteriose stelle di neutroni in rapida rotazione, dette anche pulsar. I risultati permetterebbero di testare il comportamento della materia presente nel cuore vibrante delle pulsar in condizioni estreme. Le stelle di neutroni sono le stelle più piccole e dense dell'universo e si formano a seguito di esplosioni di supernova. Si ipotizza che le stelle di neutroni abbiano una struttura stratificata, composta in superficie da una sottile atmosfera ricca di idrogeno ed elio. Più in basso, una crosta esterna di ioni ed elettroni, una crosta interna composta da un fluido di neutroni e protoni e un nucleo esterno di elettroni, neutroni e protoni superconduttori. Non si sa molto sul centro del suo nucleo, ma secondo i ricercatori, qualunque cosa contenga, quark o altre particelle più esotiche, subisce un'immensa pressione, fino a 2 volte la densità di un nucleo atomico. Per far luce su queste condizioni estreme della materia, i ricercatori hanno analizzato i dati raccolti da NICER sulla pulsar J0740, che con una massa di circa 2,1 volte quella del Sole è la stella di neutroni più massiccia mai conosciuta, a oltre 3600 anni luce di distanza nella costellazione della Giraffa. Secondo alcuni modelli teorici, nelle stelle di neutroni così massicce, la densità molto alta del nucleo è in grado di spezzare i neutroni, compressi al suo interno, in un mare di materia esotica o nuove combinazioni di particelle. Non è ancora chiaro se in condizioni così estreme i neutroni possano rimanere intatti. Nei modelli, invece, in cui si ha una stella di neutroni di circa 1,4 volte la massa del Sole, la densità inferiore fa sì che i neutroni siano abbastanza distanti da rimanere integri. Per calcolare la relazione tra densità e pressione all'interno del nucleo della stella di neutroni e valutarne quindi la comprimibilità, i ricercatori hanno bisogno di conoscerne le dimensioni e la massa. Così, 2 gruppi di scienziati hanno utilizzato approcci differenti per modellare le dimensioni di J0740 ed il risultato è stato combinato con una precedente misurazione ottenuta con NICER della pulsar J0030. I risultati mostrano che le dimensioni delle 2 pulsar sono molto simili, nonostante J0740 sia più massiccia di J0030. Come spiegare tutto ciò? Le dimensioni e la massa di J0740 sfidano le teorie secondo cui i nuclei contengono solo neutroni, dunque i ricercatori dovranno sviluppare dei nuovi modelli proponendo delle alternative che contengono sia neutroni che materia esotica rivalutate alla luce dei nuovi dati di NICER. I nuclei delle stelle di neutroni rappresentano la forma stabile e definitiva della materia prima di formare un buco nero. Gli scienziati non possono ricreare queste condizioni nei laboratori terrestri, quindi toccherà a NICER continuare a misurare le pulsar per sondare sempre più in profondità i nuclei di questi misteriosi oggetti.